È professore all'Università di Stanford, è il padre mondiale della flat tax, è colui il quale l'ha applicata in 38 paesi al mondo, è stato consigliere economico del presidente Reagan. Ho l'onore di avere qui e cedergli la parola al professor Alvin Rabushka. Thank you very much. Bene, grazie di cuore. We started last April. Allora, abbiamo iniziato nel mese di aprile. In Milan. Abbiamo cominciato qui a Milano. C'era un pubblico più limitato di oggi. In questo momento invece vedo una bellissima sala piena di persone. E quindi vi dico subito una cosa, un mio primo commento. Allora, se voi prendete il nome di Salvini, togliete la S, togliete anche la I, ok? Ecco qua, avete già capito. Dunque, ho subito un paio di commenti da fare con voi prima di iniziare. Allora, innanzitutto il vostro paese è un paese meraviglioso, con tantissimi monumenti, con tanti musei, con tante chiese, con tanti castelli. Il cibo è meraviglioso, avete il vino, avete anche Sofia Loren, avete Claudia Cardinale, avete Gina Lollobrigida e tutte le bellissime donne qui a Milano oggi pomeriggio. Ok, quindi è un paese in cui non è possibile non vivere. Allora, c'è però un problema adesso, l'impossibilità c'è. C'è elevata disoccupazione, avete una elevatissima disoccupazione giovanile. Avete un debito pubblico altissimo. E poi avete una politica, come dire, con varie difficoltà. E poi, vedete, questo è un paese dove ci sono in giro delle idee vecchie. Avete un'idea di socialismo qui, avete questo pesante intervento da parte del governo, avete tutta questa idea sulla ridistribuzione della ricchezza e poi avete il nepotismo. Ora vedete l'Italia cosa ha fatto? Ha prodotto dei grandi economisti. Molti di loro però adesso sono ad insegnare negli Stati Uniti. Ad esempio, un sondaggio fatto sull'istruzione, sulla formazione dal Times, sapete cosa ha fatto? Non ha elencato, pensate, neanche una università italiana in questo elenco, nelle principali 200 del mondo. È chiaro che non potete creare un grande paese se non avete delle belle grandi università. Ora, vedete, ci sono due scuole di pensiero, due business school italiane all'interno di questi 200. Sono due business school, sono solamente due. Quindi, come diciamo in americano, quando siete già nella fossa, smettete di scavare. Ok? Dovete semplicemente prendere una scala e uscire. Allora, ieri, signori, sono andato a fare una passeggiata, sono arrivato qui al Duomo e ho detto una preghiera proprio per la mia aliquota unica. E penso che, insomma, sì, forse avete già risposto anche voi con i vostri applausi a questa mia preghiera. Allora, vi parlo oggi pomeriggio velocemente di tasse. Allora, come visto già prima, in questa simpatica slide, neanche Einstein riuscirebbe a capire quello che è il codice delle imposizioni di oggi, quindi il fisco. Allora, a parte Einstein, questa diapositiva, guardate, potrebbe essere, secondo me, la più importante che vedrete nella mia presentazione di oggi. Allora, signori, questo è la cosiddetta, questa è la crescita economica ed è la media mobile decennale. Questo riguarda l'Italia e i vostri ultimi 30 anni, dall'80 al 2010. Purtroppo, tranne qualche altro in basso, si va decisamente in basso.
Ora, se invece diamo un'occhiata a quello che è successo qui negli ultimi 15 anni, allora vediamo un po' come si è comportata l'Italia. Allora, siete esattamente a dove eravate 15 anni fa, guardate. Dunque, devo dire che in tutto quanto il mondo, quindi con circa diciamo 180 paesi, pensate che l'Italia è la terz'ultima, ok? Quindi 177esima per quanto riguarda questo tasso su 180 paesi. Questa è la produttività in Italia per lavoratore. Guardate, un crollo drammatico. Ok, questa grande notorietà, fama in positivo intendo, dei grandi lavoratori italiani sta scomparendo. E poi sta succedendo anche un'altra cosa, sta lievitando il vostro debito pubblico. Vedete, scende la crescita, anzi non c'è, si lavora di meno e ahimè aumenta il debito. Ora, altra cosa ancora, guardate questa diapositiva. Allora, qui vi faccio vedere quello che è il sommerso. Ebbene, l'Italia sembra avere, come dire, a livello mondiale, siete secondi per importanza dell'economia sommersa, con circa il 25% del vostro prodotto interno lordo. Ebbene, come si è detto precedentemente, no, questo sfugge alla base fiscale, alla base imponibile, quindi questo nero ovviamente è nero, sfugge alla luce. È semplicemente una modalità per le persone per non pagare le tasse. Come dire, è come prendere, guardate, una sorta di persona, una su quattro se volete, e praticamente blocca, come dire, le altre tre che invece pagano molte tasse perché questa persona su quattro non le paga affatto. Mi sembra una cosa veramente incredibile, no? Allora, torno a questa diapositiva, guardate, vi faccio concentrare un attimo brevemente su questi numeri che riguardano la storia dell'Italia. Allora, in questa diapositiva, peraltro, insomma, la troverete anche su internet, quindi insomma non prendete nota adesso perché vi daremo il materiale. Allora, a parte questo, guardate, io sono venuto per la primissima volta qui in Italia nel 65. E direi che, guardate quello che è successo a livello di pressione fiscale, comprese appunto le tasse, le imposte, era appunto del 16,8%. Ora, tre anni fa, guardate, 2011 eravate praticamente al 30%, ok? Quindi praticamente quasi il doppio. Ora, se ci metto dentro anche tutto ciò che è la copertura sociale, quindi la sicurezza sociale, lì si va, guardate, dal 25% del 65% siete passati al 44,4% di due anni fa. Allora, i vostri servizi sociali sono diventati due volte migliori di 30-40 anni fa? Le scuole sono due volte meglio? No. No, però voi avete forse due volte in più di burocrati in governo e forse anche più del doppio. Allora, dove se ne sta andando questo flusso di denaro? Cosa ne ottenete in cambio? Allora, quando ero qua, decenni fa, l'Italia era un bel paese, certo è ancora un bel paese, però paghiamo il doppio delle tasse di qualche decennio fa. Allora, che succede? Guardate, anche questa diapositiva è importante secondo me, perché è decisamente qualcosa che ci fa riflettere. Ora guardate, nei 10 anni che sono passati, tra il 65 e il 75, praticamente non c'è stato un aumento del livello di imposizione fiscale medio in Italia. Eravate praticamente, sì, eravate 25 su 25 comportavi in questo modo nei paesi OCSE. Che è successo però negli anni seguenti, negli anni del decennio seguente? Vedete che le tasse sono aumentate come quota della vostra economia, siete diventati praticamente i secondi che più hanno aumentato le tasse, solo un paese vi ha superato. Nei 10 anni ancora dopo, 85-95, siete diventati quelli che hanno aumentato di più le tasse su questi 25 paesi dell'OCSE. E poi tra il 95 e il 2011 è aumentato questo rapporto del 3-1, siete stati i sesti, diciamo, più cari. Ora, cosa vuol dire questo? Se io vado a togliere la prima decade, i primi 10 anni, cioè dal 65 fino al 2011, tolgo questa prima decade, che c'era un'eccezione, l'Italia è stata prima tra tutti i 25 paesi dell'OCSE come aumento della tassazione, sempre rispetto alla quantità o come la quota della vostra economia. Non siete stati secondi, né terzi, né quindicesimi. Siete praticamente quelli che hanno fatto nascere, per
per così dire, i più grandi aumenti fiscali di tutti quanti i paesi, 25 dicevamo, dell'economia occidentale. Vi sembra una cosa equa? Non è equa questa cosa, non è giusta. Perché la gente pensa di aver bisogno sempre più di tasse? Allora, avevo cominciato già con questo grafico e ve lo faccio rivedere. Quindi avete appena visto... Ecco, torna questa diapo, guardate. Dunque, se guardate questa pressione fiscale che non fanno altro che salire, 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 ok? Fino a raggiungere le stelle. Allora, al tempo stesso però qui vedete scendere l'economia, costantemente scendere. Quindi le tasse aumentano, l'economia scende. Beh, il ragionamento purtroppo è molto chiaro, ok? Non è affatto complicato capire questo meccanismo, non è neanche troppo sofisticato, non bisogna essere cervelloni e non è affatto difficile, ripeto, da capire quello che è successo. Allora, le tasse sono aumentate, guardate, e l'economia sta scendendo. Ok, non dimenticatevi veramente questi due messaggi, queste due diapositive, ci torniamo fra un attimo. Cosa vi ho messo invece in questa diapositiva? Ok, in questo caso abbiamo l'esattore fiscale che ci corre dietro. Perché? Guardate appunto quanti audit, cioè quante revisioni fiscali vengono fatte, quante tasse, tasse quindi che, come dire, non sembrano mai abbastanza. Bisogna aprire sempre di più la borsellina, poi anche la borsa e poi la borsetta. Insomma, la cosa non sta migliorando, anzi, la cosa sta peggiorando. Allora, nella storia dell'essere umano, la prima lingua registrata è il sumero. Ok, scrivevano su piccoli coni. Questo primissimo cono che è stato scoperto e trovato aveva, pensate, le seguenti parole incise, quasi scolpite. Non dovete temere Dio. Non devi neanche temere il tuo Signore. La persona che dovete temere è il finanziere. Ok? Le primissime parole in sumero. Bene, allora che succede? In questo momento vedete, questa persona sta praticamente, non è al telefono, ma sta ascoltando tutti voi. Allora, guardate, qui avete l'aliquota massima che è del 43%, e poi sapete che c'è anche un'aggiunta del 3% di tasse di solidarietà, potreste arrivare al 46% in questo paese. Allora, i giornalisti, reporter e anche molti professori pensano ancora che questa quantità di denaro, cioè questa aliquota, non sia sufficiente. Ad esempio, qualcuno ha sparato un 75%. Addirittura tanti economisti francesi, 250 economisti, appunto hanno detto crediamo a Hollande, perché Hollande vuole arrivare fino al 75%. Cosa è successo? È successo che Gérard Depardieu è diventato russo per pagare il 13%. E Brigitte Bardot è diventata anche lei una che paga il 13%. E qualcosa come 400.000 cittadini francesi sono residenti a Londra, in cui pagano molto meno. Hollande, vediamo un po' cosa farà, forse farà scadere quest'idea, oppure 250 economisti che hanno firmato questa petizione, forse sono loro che si sbagliano, chissà. Bene, a parte questo tema, anche questa diapositiva è importante, guardate che vi faccio vedere l'elenco di tutti quanti i paesi che hanno già adottato il sistema della AU, della aliquota unica. Allora, come è possibile vedere, si tratta praticamente dei quattro angoli del pianeta. Si tratta di paesi grandi, paesi più piccoli. Abbiamo rappresentati qui l'Africa, l'Asia, l'Europa centrale, l'Europa orientale, l'America Latina. Abbiamo anche paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico e sull'Oceano Atlantico.
Allora, qui vedete le aliquote, abbiamo da un minimo del 9%, direi, fino a un po' più su. Ogni paese ovviamente ragiona un pochino diversamente rispetto agli altri, però se qualcuno vi dicesse no, l'Italia qui non ci può stare, non ce la farà, ma allora perché ce l'hanno fatta questi 38, mi domando io. E vedete, i paesi che hanno adottato questa aliquota unica hanno adesso delle economie migliori rispetto ai paesi che non l'hanno fatto. Vi faccio un altro esempio. Ci farà perdere denaro o sarà perdente questa aliquota unica? No, guardate, quando il governo russo ha adottato l'aliquota unica, tutti hanno detto, ah no, sicuramente il ministero non avrà abbastanza denaro, ci toccherà chiudere ospedali e scuole, non ci saranno più servizi pubblici funzionanti. Beh, tenendo conto dell'aggiustamento per il tasso dell'inflazione, il gettito effettivo, ripeto, è passato, si è moltiplicato di quasi tre volte, cioè più 280% negli ultimi sei anni. Il tasso composto veramente è diventato quasi tre volte più grande di prima. Perché? Perché la gente ha smesso di imbrogliare. Semplicemente capite che al 13% non vale la pena imbrogliare. Ok, vi tenete l'87, direi che è abbastanza. Diamo pure 13 al governo, ha detto i russi. E quando si arriva a 30, 40, 50? Che le cose cambiano. Al 50%, signore, capite che un euro che voi avete in tasca, ve ne è costato un altro di tasse, ok? Oppure fate il contrario, se avete una base imponibile di uno, vi rimane 50 centesimi. E quindi se imbrogliate, quindi, come dire, imbrogliate su un euro, questo vi conviene, tra virgolette, perché ci guadagnate il doppio, ok? E quindi, purtroppo, bisogna dire la verità, lì è due volte meglio o più redditizio imbrogliare che non pagare le tasse. È una cosa folle. Allora, questa è una delle mie immagini preferite, ci tengo a condividerla con voi. Allora, questo è Mart Lahr, è stato come sapete, rappresenta l'Estonia, è il primo ministro estone, è stato il primo paese nel 1994 ad adottare il sistema aliquota unica. Quando Mart Lahr, cioè l'Estonia, l'ha fatto, questo signore aveva solo 32 anni, era veramente giovanissimo e quindi a tantissimi giovani piaceva questa persona. E francamente, insomma, le persone che avevano già delle cariche da 100 anni, mi viene da ridere, non ne apprezzavano molto questa persona. Ripeto, lui era apprezzato dai giovani e quando ha fatto questo passo in avanti aveva solo 32 anni. Guardate, qui avete alcuni dei criteri standard che tutti quanti noi utilizziamo. Li trovate veramente in qualsiasi libro dove si parla di finanza pubblica piuttosto che di tasse o di fiscalità. Si parla di equità, si parla dell'avere lo stesso trattamento davanti alla legge, la semplicità, ovviamente l'efficienza economica e poi il raggiungimento degli obiettivi. Rifletteteci sopra, avete le vostre idee di sicuro. Ve le volevo giusto far vedere come principi. Penso che sia importante anche questa diapositiva. Potete innanzitutto leggere questo libro gratuitamente. Ora, semplicemente dovete andare a scrivere su Google il mio nome. E ancora una volta, quindi digitate bene e quindi è possibile avere questo testo, insomma, basta fare un paio di clic e scaricate questo testo. Non fosse altro che per fare un po' di pratica di inglese. Allora, il mio collega Bob Hall ha lavorato con me, abbiamo concepito questo progetto, così vi piace chiamarlo, nel 1981. Ecco tutto quello che serve nella vostra dichiarazione dei redditi, è tutto qua, forse neanche 5 minuti, nulla di complicato, ok? Questo è, sì, anche oggi, insomma, è il modello, lo potrei... Sì, fare più o meno uguale a questo, è passato qualche anno, vedete, questo è del 96. Ebbene, qui è possibile vedere, questo modulo è semplice così e potete averlo così semplice anche in Italia. In questo caso, insomma, avete 4 pagine al massimo per spiegare le varie caratteristiche, non 100 pagine o 1000, in 4 pagine avete tutto quanto la spiegazione. Scusate, penso di aver spento involontariamente. Ecco qui, grazie mille. Allora, ecco qui un'altra tabella. Dunque, è una diapositiva che dovreste almeno in parte memorizzare. Questo è il punto, francamente, sollevato da chi mi ha preceduto prima. Vi spiego. Vi devo dire una cosa, non ho deciso di dare a Berlusconi il 20% per far felice Berlusconi. Ho preso il 20% semplicemente perché è un numero facile da calcolare. Per cui, se qui ci sono dei giornalisti o dei reporter, per favore, non dite
il professor Abushka vuole fare il 20%. Ricordate, questo è un esempio, non è per accontentare nessuno, è solo perché è facile da capire. Allora, ho fatto il tutto in dollari e non in euro, semplicemente perché sono americano. Giusto per farvi vedere, lo ripeto l'esempio, sono dollari e abbiamo preso 20%. Signori, se avete un reddito di 20.000 dollari, ok? E avete quindi uno sgravio fiscale, chiamiamola deduzione come volete, di 20.000, il vostro reddito imponibile, la base imponibile è zero, pagherete zero perché avete un tasso di zero. È normale, così, ok? Non c'è niente di più basso, normale. Facciamo un altro esempio, saliamo un po', siamo a 30.000 dollari, io sottraggo quindi questa deduzione, uno sgravio di 20.000 che rimarrà sempre fisso, ecco che la base imponibile passa a 10.000, vado a pagare 2.000 di tasse, però attenzione, 2.000, se io lo divido per 30.000 che è il mio reddito, è praticamente il 6,7%, ok? Quindi, andando pian piano ad aumentare il vostro reddito, il valore della deduzione diventa relativamente più piccola rispetto al vostro reddito, giusto? E quindi vedete che il tasso, per cui l'aliquota pian piano arriverà verso il 20% in fondo alla slide, quando siete però a 1 milione di dollari. Ora, se la Costituzione del vostro bel paese italiana vi dice che la tassazione deve essere progressiva, signori, qui c'è progressività, si va da 0, poi si passa al 6, 10, 12, pian piano su come una scala fino al 20% neanche, questa è progressiva. Ok, per cui cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una distinzione importantissima, lo dico mille volte, che deve essere fatta fra graduare delle aliquote multiple da una parte e la progressività dall'altra. Cosa vuol dire? Allora, ci potrebbe essere un'esenzione, una deduzione, uno sgravio, chiamata come volete. Quello è un sistema progressivo, ok? Non fatevi imbrogliare e lasciarvi dire altre cose. Quello è progressivo. Allora, come avete sentito parlare prima e come è stato detto chiaramente da chi mi ha preceduto, quello che abbiamo qui è una base imponibile molto più vasta. Allora, ci sono appunto delle esenzioni, gli indigenti non pagano nulla, la classe media avrà degli sgravi, però i ricchi non abbandoneranno il paese, pagheranno di più. Questo è il discorso, appunto l'aliquota unica praticamente è più progressiva rispetto appunto a questo sistema graduato, proprio come ci dicevano i due colleghi di prima. Allora, vorrei concludere con un'altra piccola battuta. Vediamo di tornare alla slide. Nessun problema, possiamo tornare anche alla mia copertina. Ecco qui una piccola storia del fratello di Robin Hood. Ok, non conoscete la storia del fratello di Robin Hood, immagino. Provo a raccontarvela io. Ora, sapete che Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, però non rubava veramente dai ricchi. Rubava dallo sceriffo di Nottingham, il quale rubava dalle persone, in modo tale appunto da poter dare dei rimborsi fiscali. E quindi pensiamo a Robin Hood, qualcuno che dava alla gente una sorta di rimborso fiscale, ok? Però aveva, guarda caso, Robert, il suo fratello gemello, ed era un fratellaccio. Che succede? Era cresciuto in un piccolo villaggio dell'Inghilterra e quindi voleva diventare sindaco di questo piccolo paesino. Sapete cosa è successo? Beh, ha capito una cosa, cioè che una volta all'anno un mercante ricchissimo sarebbe passato in città e sul suo cavallo c'era tutto dell'oro, c'era del denaro, e veniva in città per comprare del cibo, degli utensili, degli abiti, se li riportava a casa, li avrebbe poi rivenduti, insomma questo era il suo business, come diremmo oggi, di questo mercante. Allora Robert Hood, il fratellastro, ha avuto un'idea, aspettava quindi l'arrivo del mercante in città e a un certo punto si presenta e dice: fermati, tira fuori, sguaina la spada e dice: attenzione, voglio tutti i suoi soldi, tutti i tuoi soldi. Glieli prendo tutti. Va in città e racconta tutte: sapete cosa? Io darò a tutti voi, signori, abbastanza denaro, così che se votate per me non dovete lavorare più neanche un giorno. E tutti alzano la mano: io voterò per Robert Hood. Robert Hood sarà il nostro sindaco. Ok, beh, fin qui sembra anche accettabile la cosa. L'anno dopo, cavolo, devo fare la stessa cosa per essere rieletto. E qui di nuovo ripassa il mercante sul suo cavallo e ancora gli ruba tutti i soldi che ha, torna nel villaggio e distribuisce tutta pioggia alle persone. Guarda caso, tutti lo eleggono di nuovo e vince le elezioni. Che succede però nel frattempo? Succede che gli agricoltori non lavorano più, in campagna non c'è più nulla, gli artigiani, insomma, nessuno fa più niente, sembravano tutti in welfare, la gente sembrava contenta, donne, canzoni, musica, non dobbiamo lavorare, mangiamo, beviamo.
Che succede? L'anno dopo ancora ripassa al mercante, Robert ormai lo attende al varco, tira fuori la spada, dammi tutti i tuoi soldi. E il mercante dice, guarda che non ho più un soldo. Come non hai soldi? Scusa, cosa vuol dire? Ascolta, ma perché devo lavorare se mi prendi tutto? E quindi torna in città, Robert Hood, e deve svelare alla sua popolazione, signori, stavolta non ho denaro. Ed inverno muoiono tutti di fame, non c'è da riscaldarsi, non c'è da vendere nulla, da raccogliere nulla in campagna, non c'è da mangiare. E quindi il 100% di tasse sul ricco ha fatto crollare appunto il 100% di tutta l'economia di quel villaggio. Questo per dirvi che quando parlate di tasse elevate sui ricchi, ricordatevi che quella è alla fine una tassa sulla classe media e sui poveri. Allora, spero che fra, non so, 5, 6, 7 mesi tornerò volentieri qui a Milano e sarò veramente felice di poter tornare a parlare assieme a queste persone quando firmerete appunto una bella legge sull'aliquota unica qui in Italia. Grazie mille, grazie di cuore. Bene, grazie mille al professor Alvin Rabushka e adesso do la parola invece a Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord.